Buonasera a tutti, iniziamo i lavori del Consiglio Comunale. Iniziamo come al solito con l'appello dei presenti. Dottoressa Meli, prego. Salvarani, Imperato, Cirpoli, Ciribanti, Brioni, Licon, Bosi, Andretti, Savazzi, Soffiati, Giovannini, Pasotti, Paloschi, Voi, Salvaterra, Bindini. Sedute valide, per cui è entrato anche Savazzi. Come solito informo che la seduta del Consiglio è videoregistrata, con inquadratura fissa e panoramica, per cui non ci sono i primi piani e il pubblico non è ripreso. Invito, come sempre, i consiglieri a parlare nel microfono per la registrazione vocale della seduta. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. La surroga è consigliere comunale dimissionario con valida del consigliere surrogante. Come avete visto agli atti, la consigliera Cortesi Enrica ha presentato le proprie dimissioni da consigliere comunale. Nella lista in cui si era presentata alle elezioni Voi per Porto, il primo dei non eletti era Alex Daeder, che però ha rinunciato all'incarico. Per cui si è provveduto poi a contattare il secondo dei non eletti, il signor Claudio Freddi, che invece ha accettato e non sussistono controindicazioni o per la sua partecipazione, il suo far parte, diciamo, al Consiglio Comunale come consigliere comunale. Per cui se non ci sono interventi per qualcosa in contrario, io propongo al Consiglio Comunale di surrogare la consigliera comunale Cortesi Enrica con il signor Claudio Freddi, e quindi pongo in votazione questa surroga. Chi è d'accordo? Alzi la mano. Procediamo anche a votare l'immediata eseguibilità della delibera, della surroga, scusate, in maniera che poi il neo consigliere possa prendere posto nel consiglio. Quindi votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità, quindi invito il neo consigliere Claudio Freddi a prendere posto tra i banchi del Consiglio. Sì, devo intervenire prima perché volevo. Sì, come prassi volevo chiedere appunto al signor Freddi che dichiari se intende far parte del gruppo consigliare Voi per Porto. Prego, prego, ha chiesto la parola a voi. Sì, Era unicamente per ringraziare la consigliera Cortesi del suo impegno sempre a favore della collettività, svolto prima come assessore all'interno dell'ex giunta e poi come consigliere di minoranza. Enrica non ci abbandona, ha altri impegni soprattutto nel sociale, quindi sarà sempre vicino a noi e quindi è una risorsa veramente utile alla nostra collettività. Nel contempo ringrazio anche Alex Staeder per il senso di responsabilità dimostrato e per la scelta anche di lasciare spazio anche ad altri per esperienze diverse. E soprattutto la nostra lista ha fatto una scelta di carattere così di crescita, perché riteniamo corretto che tutti debbano fare questa esperienza o la maggior parte debba fare questa esperienza, perché solo facendola uno può capire cosa significa, ma soprattutto l'impegno che deve essere dato. Soprattutto noi di minoranza abbiamo un impegno maggiore, che dobbiamo studiare, vedere e verificare tutto quello che può essere attorno a noi per dare il nostro contributo costruttivo al tutto. Il Claudio Freddi, a cui auguro chiaramente un buon lavoro vicino a noi, sicuramente non è una novità per Porto Mantovano, tutti sanno il suo impegno nella vita quotidiana per il comune di Porto Mantovano, quindi gli auguro anche a lui un buon lavoro. Sì, mi associo anch'io naturalmente ai ringraziamenti alla consigliera Cortesi Enrica per il lavoro che ha svolto in Consiglio anche in Commissione Statuto e Regolamenti. E do il benvenuto appunto anche al neo consigliere Claudio Freddi. Prego, se ha qualche intervento. Buonasera, saluto e ringrazio tutti. Innanzitutto mi presento ancora a chi non mi conosce, ho 52 anni, vivo e lavoro a Porto Mantovano da quasi 30 anni. Durante le scorse elezioni amministrative comunali ho fatto parte della lista civica Voi per Porto.
Ora, in seguito alle dimissioni di Enrica Cortesi e alla rinuncia all'incarico di consigliere di Alex Daeder, che ringrazio entrambi per la disponibilità dimostrata nei miei confronti, il capogruppo Giampaolo Voi mi ha invitato ad affiancarlo in consiglio comunale ed ho prontamente accettato. Non mi sono mai occupato di politica attiva e nemmeno ho mai posseduto tessere di partito. Ho partecipato varie volte ad iniziative civiche allo scopo di sensibilizzare l'amministrazione per definire scelte maggiormente condivise. Inoltre ho assistito spesse volte ai consigli comunali per comprendere meglio come certe decisioni amministrative venissero legittimate e soprattutto quali ripercussioni potessero avere su noi cittadini. Talvolta ho espresso pubblicamente la mia opinione su argomenti che ritenevo significativi. Mi sono reso conto di quanto sia importante il ruolo della politica nella società e di quanto chi è delegato a svolgerla in qualità di amministratore possa modificare le abitudini, il rapporto con le istituzioni, le condizioni sociali ed economiche della famiglia, delle famiglie e delle attività locali. Per questo motivo oggi accetto di mettermi in gioco. Il mio fare politica non vorrà essere azione di critica fine a se stessa, ma espressione di chi prima si informa e poi propone, senza condizionamenti. Importante per me sarà infatti quello di parlare con i cittadini e soprattutto ascoltare le loro richieste, troppe volte disattese. Ringrazio chi mi sta dando fiducia, i concittadini che espressero la loro preferenza, Giampaolo Voi e gli amici del mio gruppo. Assumendo l'incarico di consigliere, sono consapevole della responsabilità e dell'impegno che mi attendono. Cercherò quindi di dare il mio contributo con serenità e spirito di servizio, sempre nell'interesse dei cittadini di Porto Mantovano. Grazie. Bene. Grazie, consigliere. Procediamo al secondo punto. Do la parola un attimo al sindaco e un saluto anche da parte sua. No, brevissimamente, anch'io mi associo a quanto ha detto Giampaolo Voi in termini di ringraziamento e riconoscimento del lavoro svolto da Enrica Cortesi, e mi limito a dare il benvenuto a Claudio Freddi in questo consiglio, e proprio prendendo spunto dalle parole che lui ha appena pronunciato, ecco, io mi auguro che il suo contributo sia appunto un contributo sicuramente critico, ma ovviamente in termini propositivi. Se questo sarà, sicuramente coglierà anche da parte nostra, come dire, attenzione. Ecco. D'accordo. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Sostituzione dei componenti dimissionari in seno alla Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti Comunali. Articolo 9,9 del Regolamento del Consiglio. Dicevo prima, le dimissioni della consigliere Cortesi hanno comportato anche automaticamente le dimissioni dalla Commissione Statuto e Regolamenti di cui lei faceva parte, per cui è necessario surrogare anche in questo istituto la sua persona. Per la rappresentanza che devono avere i gruppi consigliari all'interno della Commissione, spetta sempre allo stesso gruppo Voi per Porto fare una proposta nominativa per la sostituzione, diciamo, la surroga del componente dimissionario. Prego. Noi proponiamo Claudio Freddi. D'accordo. Penso che altre proposte non possono esserci. Ricordo che la nomina del componente della Commissione Statuto e Regolamenti prevede una votazione statuto segreto, scrutinio segreto, però dato che la proposta è unica, nominativa unica, non ce ne sono altre, non possono esserci altre, io propongo al Consiglio di procedere con una votazione palese invece di quella a scrutinio segreto, quindi metto in votazione la proposta di procedere alla nomina della componente della Commissione Regolamenti con voto palese anziché scrutinio segreto. Chi è d'accordo? Alzi la mano. Mi pare che ci sia unanimità. D'accordo. Sì, anche questa proposta deve essere immediatamente esecutiva. Mi suggeriscono, d'accordo, quindi metto in votazione anche l'immediata eseguibilità di questa decisione sulla votazione. Chi è d'accordo? Alzi la mano. Unanimità. D'accordo, quindi ora procediamo con voto palese alla nomina del componente in seno alla Commissione Consiliare Permanente Statuti e Regolamenti, che è proposto nella persona di consigliere Claudio Freddi. Quindi chi è d'accordo su questa proposta, alzi la mano. Astenuti? Contrari?
consigliere Fritti non ha votato. No, beh, è stenuto. Va bene. No, beh, ma... Sì, infatti mi pare, pensavo prima, non era prima. D'accordo, procediamo con votare anche l'immediata eseguibilità della delibera, per questa è una delibera di sostituzione del membro. Chi è d'accordo alzi la mano. Sì. Contrari? Astenuti? D'accordo. Sì, su questa votazione il consigliere Freddi non ha partecipato al voto, giusto? No, no, è solo una questione formale, certo. Quindi passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali della seduta del 30 di settembre 2015. Avete visto gli atti, i verbali di quel consiglio comunale del 30 settembre. Se ci sono delle richieste o degli interventi. Poi. Solo un chiarimento, io guardavo a livello di sito che le registrazioni si fermano, se non sbaglio, il 20 di luglio. Ecco, chiedevo le motivazioni e quant'altro di questo. La registrazione? La registrazione, sì. Per cui non ho avuto modo anche di confrontare quello che ha scritto poi effettivamente è stato nei verbali, avrei voluto fare questa ulteriore verifica, ma purtroppo non è stato possibile. Ho verificato anche prima di arrivare qua in consiglio, ma sono fermi al 20 di luglio. D'accordo, so adesso controlleremo, perché la registrazione del consiglio del 30 c'è ed esiste, mentre l'altra ha qualche problema. Comunque, se non ci sono ulteriori interventi, io metto in votazione l'approvazione dei verbali della seduta del 30 di settembre del 2015, chi è d'accordo? Alzi la mano. Chi è contrario? Due. Chi si astiene? Due astenuti. D'accordo, passiamo al successivo punto che è lettura e approvazione dei verbali della seduta invece del 12 di ottobre 2015. Ecco, su questa devo premettere che su questa ci sono stati dei problemi tecnici e quindi la registrazione effettivamente non esiste, mentre l'altra c'è, ma probabilmente non è stata pubblicata, quindi vedremo di farla pubblicare. Su questa qui del 12 di ottobre, per motivi appunto tecnici, non è stato possibile effettuare la registrazione, quindi non è reperibile. Comunque per quanto riguarda i verbali, se ci sono richieste di modifiche o chiarimenti. No, se non ci sono richieste di nessun genere, io metto in votazione l'approvazione dei verbali della seduta del 12 di ottobre 2015. Chi vota a favore alzi la mano. Chi vota contrario? Chi si astiene? D'accordo, passiamo al punto numero 5, comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio. Il sindaco mi pare non ha comunicazioni, per quanto mi riguarda ho una unica comunicazione per quello che riguarda la registrazione del Consiglio del 12 ottobre, l'ho già esposto prima, riguarda invece la comunicazione un prelievo dal Fondo di Riserva 2015 che è stato effettuato con una delibera di giunta, in quanto il Fondo di Riserva nel bilancio 2015 era di 68.903 euro e la Giunta Comunale, con deliberazione numero 106 dell'8 di ottobre,
ha deciso di prelevare 40.000 euro in quanto la legge di stabilità del 2015 ha introdotto un diverso metodo, diciamo, per il versamento dell'IVA, per cui si è dovuto urgentemente incrementare la disponibilità sul capitolo di bilancio relativo all'IVA, che era previsto in bilancio di 130.212 euro ed è stato portato a 170.212 euro, per cui il fondo di riserva, che era di 68.903 euro, è ridotto e si riduce a 28.903 euro. Quindi questa è l'ultima comunicazione. A questo punto si concludono molto velocemente questa serie i lavori del Consiglio Comunale. Ringrazio i consiglieri e il pubblico e buona serata a tutti.